appunto province Crema, Cremone, poi la striscia di terra che va a Lodi, Cremona, Piacenza e a seguito Brescia e Bergamo, nel giro di pochissimi giorni noi ci siamo invasi, io parlo per la parte radiologica, di polmoniti Covid. Solo nel mese di marzo, io che ho rivisto tutte le polmoniti eccetera, 1224 polmoniti solo a Crema. Non so come, non so perché, cercavo di proteggermi e proteggere anche gli altri, ma alla fine sono arrivato qua. Fai fatica a respirare, fai fatica a parlare, fai fatica anche a scrivere un messaggino per parlare con i tuoi. Non siamo stati capaci di curarli tutti, che è vero, siamo stati però capaci di prenderci cura di tutti. Ho ancora ben presente quella schermata che abbiamo in pronto soccorso che notifica le ambulanze in arrivo, che di minuto in minuto crescevano 2, 4, 10, 30, 50. Considerate che quelle persone per giorni interminabili hanno visto noi come uniche figure di riferimento, noi medici, infermieri, osti, io non faccio mai distinzioni. Spesso siamo stati le ultime persone vive che hanno visto. I parenti erano costretti a rimanere fuori, rispondavamo tutti i giorni a centinaia di telefonate di parenti che chiedevano. Notti in pronto soccorso, quando in pronto soccorso c'erano 70 pazienti Covid, in ogni stanza c'erano 3-4 pazienti. Vedere questi anziani abbandonati che tramite le camere il giorno dopo non c'erano più, ritengo anche che abbiamo dovuto fare delle scelte, anche se poi noi non ce ne rendiamo conto. È vero, l'infermiere è sopra il paziente, però anche noi dobbiamo pulire il tavolino, dobbiamo pulire, cioè siamo stati anche noi a contatto. Ben presto, nel giro di pochi giorni, avevamo capito che l'unico modo per riuscire a vedere la polmonite, almeno nelle fasi iniziali o medie, era la TAC. Danno degli addensamenti a vetro smerigliato perché sono molto tenui, tende ad essere diffusa entrambi i polmoni. Beh, la domanda classica era ho un parente positivo, cosa devo fare? Anche se ovviamente quando venivo a fare questa domanda avevi capito che c'era qualcosa che non andava, perché non avrebbero dovuto venire a fare la domanda, dovevano semplicemente stare in casa. Il primo morto di Covid era una nostra cliente di Trescore che era malata di tumore e una sera mentre ero tranquillamente seduto sul divano di casa guardando il telegiornale hanno fatto il nome e cognome di questa persona dicendo che era morta di Covid. Era una fase tumorale avanzata, quindi ho pensato che fosse quello. Nessuno si aspettava che potessero essere pronunciati nome e cognome alla televisione di una persona che tutto sommato aveva detto il suo nome anonimato per la quale non era chiarissimo. Avevo cominciato a scrivere su Facebook tutta una serie di consigli dalla prevenzione, quindi portare la mascherina, su cui io da subito ho continuato anche quando dicevano no, andiamo a fare gli aperitivi, quando comunque l'indicazione del ministero erano vigile attesa e tachipirina, dicevo a tutti no vigile attesa, la malattia ha una base infiammatoria, bisogna prendere l'antinfiammatorio e il miglior antinfiammatorio è l'animesulide, l'Aulin, perché agisce sull'interleuchina 6 che è implicata nella genesi della vasculite che è la base della polmonite da Covid. Perché io posso anche fare meno dell'alcol, ma non posso fare meno dell'ossigeno, e quando ricevevi 3, 4, 5, 6 telefonate al giorno di persone che imploravano una bombola di ossigeno, che sapevi che nella migliore ipotesi sarebbe durata comunque solo 8 o 10 ore, e aveva un senso di impotenza e frustrazione pazzesca, perché a monte poi le aziende non avevano contenitori da darci. Un ragazzo giovane che ha perso la mamma, che ha rischiato di perdere il papà, lo abbiamo trattato subito in maniera intensiva, soprattutto con la collaborazione di una mia grandissima collega, da Alessia e Dallo, ve lo dico. Abbiamo trovato per lui un posto in una rianimazione della Lombardia, era l'ultimo. Ci hanno comunicato che
erano quasi lì e lì intenzionati per arrendersi. Abbiamo dovuto alzare anche un pochino la voce, lei soprattutto, Alessia. Aveva una bimba a casa, una moglie, ed è tornato indietro. E quindi niente, le prime 2 settimane, perché si diceva che il virus aveva un'incubazione di 2 settimane, ho vissuto da solo, cioè vivevo nella mia stanza perché non volevo entrare in contatto con la mia famiglia. Sono andato a marzo in un paese qua vicino a prendere un signore. L'autista mi raccontava che conosce quella famiglia e che su 5 fratelli quello che siamo andati a prendere era l'ultimo sopravvissuto. Uno dei primi contagi di Codogno, io giorno 21 ero qui a fare il mio turno di servizio e ci hanno mandato su un intervento a Castiglione d'Adda. E a parte noi, qualche passante che era lì che guardava, c'erano già troupe televisive, ricordo in particolare la 7 che era lì a far riprese, cercare di capire appunto quello che stava succedendo e quello che sarebbe poi successo. Una dietro l'altra, senza fermarsi, noi continuavamo a fare questi interventi. E ricordo in particolare una ragazza di 16 anni che è stata portata negli infettivi, abbiamo portato negli infettivi a Pavia, è stata messa nella stanzetta da sola senza neanche il modo di poter salutare i familiari. Quel sentimento di prendersi cura l'uno dell'altro, che per fortuna c'è sempre stato durante i turni, quindi quella raccomandazione inizio turno del se non mi accorgo io ricordamelo, se mi tolgo la mascherina perché non sono abituata ad averla ricordami di rimetterla. Col fatto che tanti ospedali sono stati chiusi perché ovviamente c'era carenza di ossigeno, posti letto, rianimazione eccetera eccetera, abbiamo dovuto fare dei viaggi molto lunghi, anche più di 100 km per paziente. I letti che ho visto in tutti gli ospedali, qualunque ospedale, da Crema, Cremona, ogni angolo c'era un letto, una barella. La cosa che mi hanno detto tutti è che hanno avuto paura di morire. E invece questa signora mi fa: ma io essere nei suoi genitori e mi aspettavo il solito, sarei tanto orgogliosa di te, invece non te l'avrei mai lasciato fare. Il paziente quando arriva in pronto soccorso viene intervistato dagli operatori che si trovano all'ingresso. Il paziente Covid è colui che ha sicuramente il tampone rapido positivo e viene isolato nell'area appunto Covid di isolamento a seconda della sua intensità di cura. Abbiamo una prima area ad alta intensità di cura dove sono previsti i ventilatori, dove sono previsto un monitoraggio intensivo, e un'area a bassa intensità di cura dove mettiamo i pazienti con un basso fabbisogno di ossigeno. Parallelamente abbiamo un'area pulita dove posizioniamo i pazienti appunto che non hanno avuto contagi. In questa seconda ondata il pronto soccorso è stato tendenzialmente risparmiato perché comunque i reparti in questa fase accolgono i pazienti molto più velocemente rispetto a prima, ma proprio perché il numero è più basso. Per me è stata la parte più dolorosa e che purtroppo spero nella vita di non trovare più. Telefonare a casa i colleghi e dire: guarda che il tampone è positivo, devi stare in isolamento, stai attento, c'hai la famiglia, c'hai i bambini. E li chiamavamo in continuazione. Purtroppo tra questi colleghi c'è qualcuno che si è aggravato parecchio, ha fatto un percorso di malattia molto lungo e molto sofferto, e c'è qualcuno che purtroppo non ce l'ha fatta. Tutti hanno collaborato, tutti hanno cambiato il modo di lavorare. Reparti dove non sapevano che cos'era l'emergenza. Ma l'8 di marzo, mi ricordo ancora, era una domenica, sono stato chiamato dal direttore sanitario chiedendomi di interrompere l'attività che avevamo fatto qui a Rivolta sinora e di trasferirci con tutta la mia unità operativa che si occupa abitualmente di malattie respiratorie a Crema, che noi da zero abbiamo attivato un reparto, 40 ricoverati, ne avevamo circa una ventina in ventilazione. Quindi il 25 maggio abbiamo riaperto la struttura di Rivolta d'Adda e ci siamo portati con noi degli utenti che avevano iniziato il ricovero praticamente a inizio di marzo. Un ricovero lungo con necessità anche di passaggio in terapia intensiva. Il figlio di una persona che è mancata ha ritenuto di comunicarmi, di girarmi il messaggio vocale
che aveva ricevuto da un medico del nostro ospedale, il quale nel pieno della notte gli spiegava che il papà era stato portato alle cure palliative e sarebbe stata questione di poche ore. Sentire quella telefonata, sentire quel medico che raccontava con una pazienza straordinaria. Ecco, quello mi ha fatto percepire la straordinarietà del lavoro dei medici del nostro ospedale. Data, ero molto agitata nel senso facevo visite anche di sera, di sabato, di domenica, avevo un'energia incredibile, adesso sono demotivata. A me sono morti 11 pazienti, un anziano è andato in ospedale perché le figlie hanno insistito tantissimo e in ospedale l'hanno rimandato a casa perché comunque non era candidato ad essere rianimato e quindi dopo 2 giorni è morto. In un altro momento queste persone avrebbero avuto una possibilità. Altri medici si erano ammalati, non c'era nessuno e ho vissuto in questo mio studio per 4 settimane, sabato e domenica compresi quasi, perché io ho fatto una scelta di andare a vedere a casa i pazienti, perché mi sembrava giusto tranquillizzarli, perché tutto questo accesso al pronto soccorso è quello che poi ha creato i disastri. Nel frattempo ricevo una telefonata, un paziente nel paese vicino, la moglie mi chiama, ha avuto la febbre alta, 39 questa notte, abbiamo chiamato la guardia medica, sono arrivata, il signore era seduto, misuro l'ossigeno, aveva 50 di ossigeno, che vuol dire che era a rischio di vita, stava morendo. Abbiamo chiamato immediatamente il 118, nel giro di 10 minuti sono arrivati, il signore si è salvato. Ho chiamato l'ambulanza non è arrivata prima di 2 ore. Io sono rimasta lì con la moglie perché lei era molto agitata, arriva questo ambulanziere e mi dice porteremo il paziente a Mantova. Avevo anche pianto, mi ricordo, gli ho detto per favore, cioè cercate di portarlo a Lodi. No, non se ne parla, lo portiamo a Mantova. E a un certo punto il medico della terapia intensiva decide di provare il plasma ed è stato il primo paziente che a Mantova ha provato il plasma. Dopo un giorno di plasma il mio paziente è rinato. È il territorio dove si può curare. Io sono proprio assolutamente convinta che se non si entra nelle case delle persone e non si incontrano le persone dove vivono, non puoi capire chi sono. Telemedicina può essere uno strumento che verrà dato ai medici di famiglia, considerando che bisogna stare attenti perché non va perso il contatto tra il paziente e il medico, perché è il valore assoluto del nostro lavoro. C'è stato il momento nel quale le rianimazioni dei grandi ospedali privati, mi riferisco a San Raffaele, Humanitas, così, non erano intervenuti in questa, solo in un secondo tempo sono intervenuti a dare una mano. Per quanto riguarda la sanità privata, devo dire che al contrario, oggi per fortuna c'è la sanità privata. C'è una riforma in regione che ha introdotto le ASST e le ATS che è totalmente incompiuta. Prevede i PREST, che sono dei presidi territoriali di primo livello, dove la complessità dell'assistenza è una complessità bassa. I PREST sono dei centri di pronto intervento di medicina di base, dentro i quali, oltre ai medici di base in associazione, ci sono, diciamo, dalle prime risposte di tipo sanitario, non so, gli esami del sangue, dei posti letto per le urgenze, questo per evitare di gravare sugli ospedali. E nella legge di riforma c'è scritto che deve essere fatta, solo che di PREST, da allora, e sono passati 5 anni, non è nato neanche uno, neppure a titolo sperimentale. Siamo un po' trovati nella situazione di medici che hanno dovuto in qualche modo continuare a curare delle malattie che non sono andate in lockdown. Il rischio di morire per un tumore che avanza è più grande di quello di un possibile contagio. Ci è capitato qualche volta di dover trasferire
pazienti ad altri ospedali per delle cure che in condizioni normali avremmo potuto fare noi. Il reparto di degenza oncologica nei primi mesi dell'anno ha fatto qualche settimana di chiusura, cioè il personale che c'era è stato prioritariamente impegnato nella cura dei pazienti Covid. Anche in quel periodo, con il reparto di degenza chiuso, le cure oncologiche sono state somministrate nella quasi totalità dei casi, perché ha continuato a funzionare il reparto di day hospital. Che cosa teme di più un clinico in generale? Teme di perdere le malattie serie, teme di perdere quello che non può essere più rimediato se perdi l'attimo e la finestra giusta di assistenza. Ci siamo accorti tutti di casi che si sono presentati veramente troppo tardi, tumori in fase troppo avanzata, e anche si è aggiunto naturalmente il fatto che la popolazione era anche molto spaventata e anche inibita nel venire in ospedale. Noi non abbiamo trascurato lo screening del cancro colorettale, sospeso quasi in epoca nella prima fase Covid, ma ripreso immediatamente da noi dal 27 d'aprile, addirittura recuperando tutti i casi in arretrato. Abbiamo continuato a gestire i pazienti sia Covid che non Covid. Abbiamo inoltre garantito una reperibilità telefonica dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, in supporto ai medici di medicina generale e all'RSA. E in ospedale abbiamo aperto un reparto terminale pazienti Covid. Familiari che sono riusciti ad accedere al nostro reparto quotidianamente. Per questa cosa loro ci hanno ringraziato veramente tanto. Erano contenti di poter stare accanto al loro caro. È significativo l'esperienza fatta da parte di operatori non di cure palliative nel toccare con mano il fine vita, e questo credo sia stato una crescita professionale e personale molto importante. Tutti gli infermieri a cui abbiamo chiesto di venire a lavorare nel reparto Covid e terminali sono stati veramente molto collaborativi. Insieme abbiamo predisposto anche delle semplici istruzioni operative. Sono arrivata nel reparto Covid e siamo arrivati tanti professionisti di varie unità operative. Formazione sul campo, ci sono stati vari professionisti delle cure palliative, la caposala. Ci hanno creato dei percorsi scritti, dei percorsi per cui lavorare e lavorare tutti in sincronia, spiegandoci quello che era importante sia per il paziente e anche per la famiglia. L'elaborazione del lutto, l'elaborazione, come dare la notizia ai parenti, come mostrarci anche al telefono. Quello che mi ha colpito molto di questa situazione è stata per la maggior parte degli infermieri la loro capacità di essere flessibili, di adattarsi, di essere versatili, di rimettersi in gioco e di imparare, di rispolverare i libri, di studiare, per cercare di dare un'assistenza di qualità nonostante dovessero cambiare probabilmente, e hanno cambiato in molti la propria missione, insieme alle altre professioni, medici, infermieri, fisioterapisti, professioni sanitarie, tecnici, sono stati capaci di aggregarsi e di sviluppare uno spirito di squadra vincente nell'assistenza. Posti letto dedicati quasi esclusivamente all'emergenza Covid, e sangue che non veniva trasfuso, per cui abbiamo dovuto sospendere le donazioni di sangue intero. Abbiamo cercato di incentivare le donazioni di plasma. Fino aprile e inizio maggio una graduale ripresa dell'attività, la richiesta di sangue aumentata, ma abbiamo avuto un'esplosione di donazioni. Noi nel mese di maggio abbiamo raccolto tra sangue intero e plasma 800 sacche, quasi tutti i giorni 50 donatori. Avendo chiuso tutti i reparti di chirurgia o di interventi vari, chiaramente il sangue intero c'era meno bisogno, e l'altra cosa che abbiamo cercato di mandare tutti a fare il plasma. Dopo aver fatto la lasta mi hanno mandato direttamente in pronto soccorso. La domenica e lunedì sono stato ricoverato in gastroenterologia,
Il 25 maggio ho fatto la mia prima donazione di plasma iperimmune. Sono ritornato ad avere ancora una carica di 400 anticorpi come nelle ultime due donazioni. E probabilmente domani o dopodomani mi daranno la data del prossimo appuntamento per fare l'undicesima donazione. Sebbene vedere arrivare l'esercito nella propria città sia un pugno nello stomaco, perché fa percepire un clima di guerra. Però l'arrivo dell'esercito ci ha fatto capire che non eravamo soli, che c'era un paese che era vicino alla nostra città. Tantissimi splendidi esempi di medici arrivati da altri territori, così come anche di medici in pensione, penso al dottor Ceravolo, al dottor Zampini, per fare due nomi, che appunto da pensionati hanno deciso di rimettersi in gioco nel nostro pronto soccorso. Hasta el momento ha sido muy fácil relacionarnos con todos porque nos han dado una acogida extraordinaria, nos han atendido muy bien, cada uno de los lugares ha existido una perfecta comunicación y apoyo. Bueno, para nosotros ha sido muy importante venir a este lugar, nos ha enriquecido enormemente desde el punto de vista humano y creo que para nosotros como seres humanos, con el compromiso que tenemos con nuestra profesión de médico, ha sido muy satisfactorio haber podido ayudar y salvar vidas de conjunto con los médicos locales. Un saludo de corazón, de cuore, a toda la población de Crema. Gracias mille por todo. Un va a retornar a Cuba con le cuore piano de Crema. Grossa stima per i cubani perché conosco abbastanza la sanità cubana. Parlando con i colleghi che lavoravano gomito a gomito con i cubani, hanno dato una grande mano e hanno anche acquisito tanta conoscenza. Un'altra sensibilità anche sociale e umanitaria, però nella prima ondata da Firenze in giù il Covid non ce n'era, quindi c'erano valangate di medici e infermieri in tutta Italia che erano senza lavoro. Perché noi siamo andati a prendere i medici cubani e invece non abbiamo fatto trasferire qui del personale sanitario? Probabilmente non ci si è riusciti. Ho visto le mamme con i bambini venire la mattina a portare la torta al soldato. Questa è una cosa commovente. Chiaramente erano isolati, stavano qui e le famiglie non le vedevano da un sacco di tempo. Però portavano a loro queste testimonianze, che sono testimonianze forti, che sono testimonianze che contano. Sono testimonianze che uniscono. Oggi l'esercito lascia la città dopo due mesi di servizio. Questo ospedale si è affiancato immediatamente al pronto soccorso e gli altri reparti dell'ospedale maggiore di Crema, dando speranza a questo territorio veramente martoriato dal Covid-19. Quando comunicavo quello che vedevo, che cioè che nonostante dicevano che stava tutto un disastro, qui invece le cose cominciavano a migliorare, uno slogan per dare comunque una sensazione di ottimismo, di dire tranquilli che poi alla fine passa tutto, il dai burdel, che vuol dire dai ragazzi, e che è la femme che ce la facciamo. Abbiamo provato, facciamo una maglietta così, perché non provare a venderla in modo tale da poter ottenere un ritorno economico e in beneficenza per qualcosa. E alla fine abbiamo dato credo 16-17 mila euro alla Fondazione Benefattori. Per fare in modo che questi nostri pazienti potessero rivivere un po' i contatti interpersonali con le loro famiglie, quindi attraverso un tablet che ci era stato donato siamo riusciti a creare queste videochiamate con tutti i familiari. Insomma, un po' la famiglia del Kennedy si è anche allargata. Da un'infermiera che si chiama Joyce, che mi aveva chiesto il numero di cellulare, a un certo punto magicamente mi trovai mia madre raffigurata in una videochiamata, e quello fu come rompere un silenzio che purtroppo è l'eredità brutta che ci siamo portati a casa da questa vicenda. Metta la mano
carissimi. Sono qui, sono qui, sono qui, solo per te. Sabato notte comincia a salire visto febbre, piano piano arriva a 38,5 e poi via sempre di più fino ad arrivare a 39, ma lunedì della settimana dopo niente, ho chiamato l'ambulanza. I primi due giorni diciamo che ero quasi convinto che fosse stato un eccesso venire qua, invece no, veramente l'ho vista brutta. Per quanto riguarda la seconda ondata, dove abbiamo ricoverato un totale dal 16 di ottobre fino a fine febbraio di 544 pazienti Covid, sta ricomparendo quella che purtroppo è la terza ondata, che ha caratteristiche ancora diverse e con anche un andamento clinico diverso, cioè sono molto più frequenti le persone più giovani che vengono alla nostra attenzione con necessità di ricovero, soprattutto con i parenti dei pazienti, mentre avevamo una grande solidarietà dietro, adesso ci sono quelli che iniziano invece a sottolineare alcuni aspetti, magari la telefonata che non riesce a fare quella giornata perché hai 60 pazienti da gestire, la differenza con qualcun altro che invece inizia a ringraziarti quando entra e ti dice grazie di tutto quello che avete fatto, grazie di qui, soprattutto questo lo riscontriamo in chi ha avuto il Covid delle prime ondate e che adesso stiamo rivedendo come controlli. La media delle ore fatte in eccesso, non pagate, dell'anno scorso dei medici della pneumologia è stata superiore alle 300 ore regalate. Ero via con il mio collega, abbiamo sempre rispettato tutte le norme, infatti sempre con le PF2 sul mezzo di trasporto della... Quindi per quello che dico che probabilmente era qualcosa che era in casa. Certo, uno che non prova non può pensare cosa può succedere, comunque non l'avrei mai immaginato nemmeno io, anche perché ti arriva addosso e non sai da che parte arriva. Ti ritrovi qua e dici adesso sei nelle mani degli altri, tanto a me non succede, no. Giovani siamo stati tutti, non è semplice per un giovane dover fare delle rinunce, però la situazione in questo momento la richiede. Un cliente della farmacia che non aveva particolari problemi di salute, che per il semplice fatto di aver partecipato a un funerale si è ammalato, questo nella primavera del 2021, quindi quando quasi tutti ormai eravamo convinti che i problemi non ce ne fossero praticamente più, è riuscito a sopravvivere alla prima fase, ma le conseguenze della malattia sono state talmente pesanti, è stato ricoverato 3 mesi in coma fin quando purtroppo il suo corpo non ce l'ha fatta ed è spirata. Diciamo che il vaccino della Pfizer arriva congelato, per preparare una seduta il giorno prima, la sera viene tirato fuori dal freezer e messo in frigorifero. Una volta che il vaccino è diluito si passa all'aspirazione con delle siringhe da insulina e per ogni fiala si ricompongono 6 dosi. Una volta che è ricomposto il vaccino viene iniettato a livello intramuscolare nel muscolo deltoide della spalla. Dopodiché il vaccinando rimane per un quarto d'ora, 20 minuti in sala d'aspetto. Il problema è di vaccinare il maggior numero di persone possibile, perché dove non vaccini lui gira e attacca. Beh, l'inizio era nel tendone, io ho partecipato subito perché avevo detto da subito insieme a Galmozzi e alcuni altri colleghi che noi ci attivavamo gratuitamente a fare i vaccini nel tempo libero, occorrevano molte più postazioni. All'inizio invece nel vaccinale praticamente avevamo solo una postazione al computer, il che creava anche un po' di code, poi accentuate dal fatto che il primo approccio di Regione Lombardia con Aria non è stato proprio brillante. La lista veniva composta da Aria,
guardie nominative il mattino alle 7 perché venivano caricati la sera precedente, tutta gente di Mantova. Morale della favola, quel giorno lì non è arrivato nessuno, perché ovviamente uno non si fa 100 e rotti chilometri per... Con l'arrivo della vaccinale già la situazione è stata molto meglio, ci abbiamo superato i 200.000 dosi. Modifiche continue che ci sono state anche relativamente ai vaccini e sono state mal spiegate dai media, ma è normale. Si fa una sperimentazione, si definisce che quello è l'ambito di utilizzo, ma si continua a monitorizzare finché si capisce che è meglio in un'altra maniera e si cambia. Il problema oggi secondo me è l'opposto, la gente si sente troppo sicura. Troppo sicura, questo eccesso di sicurezza porta a dimenticare alcune regole fondamentali che secondo me possono essere ridotte ad una: la mascherina. Le mani, solite precauzioni che vanno ancora mantenute, però ci sono tutte le, diciamo, le premesse per arrivare finalmente a chiudere la questione. L'unica cosa che posso chiedere a chi adesso è fuori sano di credere a questa cosa, perché questa cosa c'è ed è pesante ed è cattiva. È troppo facile tante volte pensare che succederà sempre agli altri. Quando ti capita ti crolla il mondo addosso, voglio quello di tornare a fare la mia vita.